scontato, purtroppo, o per meno Purtroppo. male. A gamba tesa è un gioco di ruolo dove ogni giocatore dovrà prendere delle posizioni estreme sulla questione dettata dalla community. I giocatori potrebbero dire anche cose che non pensano. Quello che succede a gamba tesa rimane a gamba tesa. Se hai piacere, lascia un like e scrivi chi secondo te avrebbe dovuto vincere. Buona visione! A gamba tesa di Giuseppe D. Matri ha dato contributo maggiore di Ronaldo alla Juve. Bene, farei iniziare l'attacco. No, mi metto semplicemente a ridere perché non capisco come Alessandro Matri possa dare un contributo maggiore ad una qualsiasi squadra rispetto a Cristiano Ronaldo. Poi, Argomentiamo, dai. adesso qua ci divertiamo. Commentiamo, Partiamo da dei presupposti. Alessandro Matri quando è arrivato alla Juve? A metà anno del 2011. Ha fatto circa, non mi ricordo, se non ricordo male, quasi 10 gol in 16 partite. Quindi era il bomber di razza che serviva alla Juventus. Detto qua, 9 gol e tira, arriva lì alla Juve. Juve, ricordiamo, disastrata, Juve dei settimi posti. Gli permette di arrivare al settimo posto, che non è cosa Mamma da mia. poco. L'anno successivo, Alessandro Matri è l'attaccante titolare della Juventus che ha vinto il primo scudetto. Dopo tanto, tanto, tanto tempo, lo ha fatto segnando una decina, di gol, è stato il miglior marcatore della squadra e grazie ai suoi movimenti, al suo gioco e alla sua proposizione, al suo attacco alla profondità, ha permesso anche a tutto il resto della squadra di fare tanti gol e di alzare il primo scudetto dopo tanto tempo. Quindi il 10 gol, contributo di ragazzi. Matri è stato partire da un settimo posto a farci arrivare al primo posto. Cioè, senza Matri, ragazzi, noi non avremmo vinto quello scudetto. Antonio Conte, Arturo Vidal, Andrea Pirlo, Marchisio che era devastante, gli Steiner, tutti i giocatori che non c'erano l'anno prima quando è Certo. arrivato Matri. No, 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 no. Però Matri, ragazzi, con quei suoi 10 gol in Non ho detto stagione. che è stato protagonista, ho detto che ha dato un No, no. contributo maggiore. Di fatto, Matri è arrivato al settimo posto, ha aiutato la squadra ad arrivare a un primo posto. Cristiano Ma il Ronaldo contributo. è arrivato in una Juve da primo posto e cosa ha fatto? Ha vinto il campionato in Champions League. Abbiamo fatto lo stesso percorso. Cristiano Ronaldo era arrivato per farci vincere la Champions League. Semplicemente, ragazzi, abbiamo pagato a vuoto milioni, No, no, milioni e no, no. milioni Miliardi di milioni di. su Cristiano Ronaldo per avere lo Però stesso identico perdonami. risultato, lo scudetto, Però anzi, perdonami. aspetta, anche un quarto posto. Stiamo Il parlando di contributo lo contributi. dobbiamo dire all'interno della stagione e all'interno di quel contesto. Alessandro Matri ha dato un contributo maggiore in base a solo perché si è vinto lo scudetto. Lui ha fatto 10 gol in quella Assolutamente, è stagione, stato il sul miglior totale della marcatore. È Juventus. stato il miglior Ronaldo ne ha marcatore. fatti 40, ne fa 40 a stagione. E a te sembra 10 gol sembra un contributo maggiore dei 40 di Cristiano Ma qui Ronaldo? dobbiamo valutare il contributo che dà il giocatore alla squadra. E Esatto. 40 gol ho sono un contributo capito, maggiore di ma se 9 gol, io. 9-10 gol. Beh, la Juventus veniva da 7 scudetti di fila. Abbiamo preso Cristiano Ronaldo per cercare di avere un contributo dallo stesso per un obiettivo che è quello comune della Juventus da 25 anni or sono. L'ultimo è il 96, la Champions League. Ronaldo, per conquistare la Champions League, il suo contributo all'interno della squadra c'è stato a livello realizzativo, ma di fatto la squadra non l'ha vinta. Quindi alla Juve cosa ha contribuito a Ma stiamo fare? parlando A degli vincere degli obiettivi della scudetti. Juventus o del contributo del calciatore, in questo caso Matri e Ronaldo, nella squadra durante la stagione? Io non riesco a capire questo, perché tu mi parli di obiettivi, la Juventus vince lo scudetto, l'ha Ma vinto con l'obiettivo Matri, l'ha finale vinto con qual è? Cristiano Ronaldo. Scusatemi. Ma quanto hanno contribuito i due giocatori in quella squadra per raggiungere quell'obiettivo? Vabbè, Io so che ma. Matri ha contribuito con 10 gol, Cristiano Ronaldo ha contribuito con 40 gol. Allora, qui entra in gioco la spesa. Cristiano Ronaldo ha contribuito con 123 go tra gol e assist in 135 partite, ma ogni gol e assist in quelle 123 partite ci è costato 2 milioni di euro. L'aspetto economico non vedo cosa E beh, c'entri. allora, cioè, allora faccia lei, allora, Vabbè, Ronaldo ha allora contribuito, attacco. Ronaldo ha contribuito più di Matri, ha fatto più gol, Allora, fine, l'attacco abbiamo chiuso qui. voglio che Ragazzi, spieghi cosa vuol dire cosa vuol dire per te, Phil, contributo maggiore, allora, così poi che ognuno nel dica il raggiungimento degli proprio. obiettivi prefissati dalla squadra, il calciatore in questione ha dato di più, ha influito di più, ha contribuito di No, più. ha influito di più è un discorso. Contribuito di più, secondo me, gli obiettivi della squadra. Se dobbiamo considerare il contributo che ha dato il giocatore alla squadra per raggiungere determinati obiettivi, Alessandro Matri in anni
Brutti ci ha preso. L'abbiamo preso dal settimo e siamo arrivati al primo. Ha No, 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 contribuito, no. Poi stiamo insieme uscendo alla fuori dal squadra. contesto. No, no, no. E insieme alla scuola. Mi si fissa su Alessandro Matri come se salvatore della patria, Ma non è quando la squadra vero. del 2011-2012 Non era è vero. completamente diversa. Anzi, io ti posso dire, quell'anno c'era Matri, siamo arrivati settimi. L'anno dopo, in cui sono arrivati tutti gli altri che ci hanno fatto vincere lo scudetto, abbiamo vinto il campionato. Matri non ti ha spostato nulla. Vucinic, Vidal, Assolutamente. Ingo, Secondo questo suo Conte, tutti discorso, non il c'erano. contributo di Matri è paragonato al contributo di Cristiano Ronaldo, perché, anzi, peggio, perché Cristiano No, Matri è Ronaldo. arrivato in una squadra, secondo me, più forte di quella di Cristiano Ronaldo. Matri aveva un signor Sì, centrocampo, aveva Matri. una squadra messa in campo benissimo. Cristiano Ronaldo si è trovato in una squadra rotta, che ha cambiato tre allenatori, con un centrocampo pessimo. Questo non lo accetto, questo non lo accetto Cosa, non perché c'è il cambio? contributo Matri veniva da una squadra al settimo posto. Sono stati fatti due o tre cambi. È stata rivoluzionata una squadra. Quindi il pallone vincitore 4 volte o 5 volte il pallone d'oro mi sta dicendo che in una squadra che secondo me era meglio di quella del 2012, vale meno di Andrea Pirlo che ha cambiato e ha svoltato la squadra del 2012 della No, Juve. no, no, Cioè, quindi Cristiano Ronaldo Pirlo è non ti più può forte di fare da Ronaldo. solo, Cristiano da solo non ti può fare una squadra. E purtroppo in questi anni è stato Infatti, parecchio da solo. Mentre grazie Alessandro Matri, che addirittura ha fatto 10 gol in quell'anno, era circondato da una squadra di fenomeni e una squadra che giocava benissimo a Non è calcio con vero. un allenatore fuori dal No, lei è un comune. falso perché il Steiner è peggio di Cancelo. Bonucci e Chiellini c'erano anche il primo anno di Cristiano Sì, c'era un Ronaldo. Chiellini nettamente Alessandro. più giovane e in No, no, forma. Chiellini è come bambino, più invecchia più migliora, lo ha dimostrato Chiellini, quest'anno all'Europeo, l'ha vinto, è la protagonista. quell'anno c'era un 3-5-2 con Bonucci, Chiellini e Barzagli. La Mi BBC, una spiace. delle difese più forti della storia della Juventus. Mi Cosa spiace. che Cristiano Ronaldo non ha avuto, e ha avuto un Chiellini che gioca 10 partite l'anno, un De Ligt che giustamente è il primo anno, è infortuni di qua di là, Io penso internazionale ha che giocato poco. la rosa della Juventus, il primo anno di Cristiano Ronaldo era nettamente superiore alla rosa in cui ha partecipato Alessandro Superiore. Matri. Superiore a Quello che la... livello di nomi, ma non a livello di squadra, di contesto e di gioco. È Quella Juventus lì. perché Cristiano Ronaldo ha contribuito a non creare il clima squadra. Esatto, Perché c'era un infatti. Beh, allenatore serio, c'era un. No, invece Allegri non è no, serio. Allegri è arrivato nell'anno in cui poi giustamente si è arrivato alla chiusura, Quindi consensuale Allegri con non è tutti. serio. No, 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 Allegri è un allenatore serio, lo sto dimostrando, ma quell'anno era una squadra in rottura. Tu mi dici, la squadra era forte, ok, ma era messa in campo, i giocatori non se la sentivano più, non giocavano più, non Va sentivano più bene. l'allenatore. Però siamo d'accordo che il contributo di Cristiano Ronaldo è stato solo spaccare lo spogliatoio, passando da una squadra, a 10 damerini di Cristiano Ronaldo. Questo l'hanno detto sia Bonucci che Chiellini nelle ultime interviste. Non me lo sono No, inventato io. non è vero, non è vero, non ha È detto una quello. squadra che Non ha giocava per detto. Cristiano Ronaldo. Esatto, che è un'altra cosa. Non ha Ecco. spaccato nulla. Quindi abbiamo giocato per Cristiano Quando hai un Ronaldo. giocatore così influente, così forte, è giusto che la squadra giochi per Quindi quel abbiamo giocatore, lo devi giocato per Cristiano sfruttare. Ronaldo, l'abbiamo pagato tantissimo, ogni suo Sì. gol o assist ci è costato 2 milioni e abbiamo fatto due primi posti, quello che abbiamo fatto con Alessandro Matri e un quarto Concordo. posto che Matri non ci ha regalato per fortuna. Champions League, Alessandro Matri è stato uno al primo girone in Champions League, ha fatto, se non erro, 4 tra gol e assist. Ragazzi, contributo Matri a quell'anno l'ha dato e come rispetto alla squadra che eravamo. Ronaldo ha dato il suo contributo a livello numerico, ma a livello di trofei e corpazzate non ha assolutamente rispettato le aspettative. Io ringrazio il cielo che ci sia stato Ronaldo in questi 3 anni alla Juventus, perché se no forse non avremmo vinto quegli scudetti, non saremmo arrivati al quarto posto, perché grazie ai suoi gol, grazie alle sue giocate decisive fuori dal comune ci ha trascinato in questi 3 anni, soprattutto nell'ultimo in una squadra in piena difficoltà. Non è colpa di Cristiano Ronaldo se dietro di lui c'è una squadra composta malissimo, ma della dirigenza, un centrocampo che l'anno scorso era inesistente. Se cambi 3 allenatori non è colpa di Cristiano Ma tu Ronaldo, devi che con pensare tre al filosofie contributo della diverse. Juve, però. Il contributo della Juventus, Cristiano Ronaldo ha portato un contributo. Cristiano Ronaldo ti ha trascinato, ma sotto gli Parliamo occhi di però, tutti. quanti ne abbiamo ceduti per colpa di, ovviamente non colpa di Ronaldo, ma colpa dell'acquisto di Ronaldo? Aspetta, aspetta, aspetta. A parte che tu stai facendo passare tutti i successi della Juventus sempre attraverso Alessandro Matri. Non me lo ricordo come stella della Juventus e come trascinatore, ma Alessandro Matri era uno anche che si alternava molto. A quei tempi c'era, il primo anno c'era Del Piero che ogni tanto giocava le sue partite e le decideva. C'era Quagliarella che entrava e le decideva. Borriello le ha decise pure. Era tutto il contesto squadra. Il secondo anno Quagliarella ha giocato molto di più di Alessandro Matri.
E in Champions League è stato molto più decisivo di Alessandro Matri. Io tutti questi gol di Matri poi in Champions League, secondo me, forse li avrà fatti in due partite. Tutti quei gol che dici tu, forse col Celtic ha fatto, no, una doppietta. Ha fatto un gol. Comunque c'era Guerrero, c'era Vucic quell'anno. Io mi ricordo una Juventus che in quegli anni di Matri, ci ricordiamo tutti la squadra, i Vidal, i Marchisio, i Pirlo, la squadra che giocava benissimo, la Kassim di Antonio Conte, una squadra, un gioco corale fantastico. E che andava a vincere di squadra. Io mi ricordo invece nei 3 anni di Ronaldo, una squadra in difficoltà, una società in difficoltà, perché nel mezzo c'è stato anche il Covid, in costruzione, che ha cambiato allenatori, con un ciclo ormai portato avanti per 7 anni, che giustamente è arrivato alla conclusione, mentre lì si volava sulle ali dell'entusiasmo. Cristiano Ronaldo si è trovato in piena difficoltà, ma di e ti ha trascinato. Vabbè. Ti ha fatto vincere gli scudetti, ti ha fatto vincere le Supercoppe con una squadra che non giocava da squadra, non c'era. Io non faccio passare nessuno per grande, io sto solo dicendo che il contributo che Matri ha dato alla squadra è un contributo della persona che si metteva a disposizione per la squadra, ha fatto il suo, è stato per la Juventus un costo contenuto, un investimento contenuto. Ma ci ricordiamo, ci ricordiamo che il contributo di Matri non è solo sul calcio, ma anche sentimentale. Nel 2015 Alessandro Matri ritorna in prestito, probabilmente a uno stipendio bassissimo, ed è lui che decide semifinale e finale di Coppa Italia. A carriera finita, ma intanto arriva lì. Sentimentalismi non si mette. No, ma il contributo può essere anche mettersi a disposizione. La Juventus 2014-15 ha vinto la Coppa Italia per Alessandro Matri o perché era una squadra fenomenale composta di campioni? L'ha vinta perché Matri si è messa a disposizione o perché della c'era squadra Pogba stellare, perché quella squadra era di Francesco, non Tevez, ma il contributo di Matri a costo contenuto rispetto a quello di Ronaldo per me è maggiore. Un gol di Matri vale 3 gol di Cristiano Ronaldo, ragazzi. Da quale motivo? Per quale motivo? Ma perché? E per i costi. Ma il contributo che porta la Juventus, un gol di Matri e 3 di Cristiano Ronaldo, c'è differenza? Se Matri segna un gol in 4 partite, per il contributo sta portando. Ma se io per avere Cristiano Ronaldo in squadra devo vendere Cancelo. Ma non è stato fatto per Cristiano Ronaldo. Ma sì, perché quello è stato fatto per un discorso di plusvalenza. Perché che non c'entrano con Cristiano Ronaldo. No, ti porti dietro la Pogba. Ma che dici? Se tu non hai soldi in cassa devi far plusvalenza e quindi devi vendere tutti. E per quello fai le plusvalenze. A parte che solo Cantiere è stato per la plusvalenza ed è il discorso, ripeto, che ti porti dietro la Pogba perché hai fatto plusvalenza quell'anno, ogni anno sei costretto a fare plusvalenze e ho capito, però Emre Can l'ottura non lo voleva Sarri, non lo voleva nessuno e l'hanno cacciato. I soldi in cassa ce li avevi. I soldi in casa ce li avevi, le spedi tanti su Cristiano Ronaldo, forse hai fatto il pasto più lungo con l'aspettativa di vincere la Champions. E con cosa c'entra Cristiano Ronaldo in questo discorso? Se è stato pagato tanto, cosa c'entra Cristiano Ronaldo nel discorso? Perché doveva contribuire molto di più. Ma lui se vuole tutto l'ha dato. No, perché il costo gol assist. Doveva vincere la Champions da solo. No, perché il costo gol assist di Cristiano Ronaldo è 4 volte quello di Alessandro Matri. Ma che ci può fare? Che ci può fare? Ma che ci può fare? Io costare di più. Ma io ho delle aspettative su Ronaldo. Ma io posso dare molto di più per ripagare l'investimento. Ma stiamo discutendo sul contributo che ha dato la squadra nelle stagioni in cui ci ha giocato. Ma la Juventus era prima. Era prima in Italia. Ha fatto cose comune al record su record. Ma era prima in Italia, anche prima di Ronaldo. E cosa significa? Esiste una squadra, esiste una società, un contesto, non esistono i singoli giocatori. Matri non ti ha trascinato mai. Ma perché Matri ha fatto giocare bene la squadra? Ma cosa? La squadra giocava bene coralmente. Toglievi Matri, mettevi Quagliarella, la squadra giocava bene. Non era Matri. Magari facciamo 30 secondi di Phil, 30 secondi di Leandro. Cioè che abbiamo fatto iniziare l'attacco, facciamo iniziare la difesa adesso. Allora, Alessandro Matri, ricordiamo, è arrivato in una Juventus disastrata e ha permesso, grazie al suo contributo, che non è stato sicuramente pari a quello che Cristiano Ronaldo a livello realizzativo, ma grazie al suo contributo di raggiungere gli stessi obiettivi di Cristiano Ronaldo, anzi superiori, perché la Juventus di Matri faceva i doblette, continuava a vincere due scudetto e Coppa Italia, faceva dei risultati che Cristiano Ronaldo ha fatto uguale. Semplicemente Matri costa 500-600 mila euro per gol o assist, Ronaldo te ne costa più di 2 milioni per gol o assist. E io onestamente da Cristiano Ronaldo mi aspettavo che contribuisse a vincere la Champions League. Ma se per avere Cristiano Ronaldo in squadra devi sfaldare la squadra, non devi avere più un gruppo squadra,
e devi giocare per forza su Cristiano Ronaldo. Onestamente, io del contributo di Cristiano Ronaldo a livello realizzativo facevo a meno. Qua si sta facendo un discorso troppo incentrato sull'economia, sul costo dei giocatori e su quello che si è vinto, quando, senza considerare dietro ci sono delle squadre. Madri ha vinto i campionati, ok, li ha vinti, complimenti, però non li ha vinti da protagonista, ha fatto i suoi 10 gol, ha contribuito con questi 10 gol, perfetto, ma c'era Madri, non c'era Madri, non cambiava nulla, perché la squadra era fortissima, l'allenatore era fortissimo. Cristiano Ronaldo si è ritrovato in una Juventus in declino, purtroppo, per la fine del ciclo, per un allenatore che, vuoi o non vuoi, aveva finito il suo ciclo da Juventus e a fine stagione si è visto, ha trascinato la Juventus da solo i primi due scudetti, tra cambi di allenatori con filosofie completamente diverse, da solo, con 30-40 gol, battendo record sul record, è una roba incredibile. Matri benissimo, ha contribuito, abbiamo vinto gli scudetti, tutto qua, ma non per merito suo, perché la squadra era perfetta. Cioè l'allenatore era perfetto, c'era un grande gioco corale attorno, toglievi Matri non cambiava nulla, perché c'era un sostituto, toglievi Ronaldo, la Juventus andava in crisi, era finita. Io faccio votare, no, faccio, lo so io qua davanti, lo sto okay. facendo fare. Il vincitore ovviamente è scontato, purtroppo, meno male, o meno male, è Phil. Alla fine l'obiettivo di sto format è far pensare che ogni tanto dire bianco, anche dire bianco, dire nero è sbagliato, tutto è fatto di sfumature di grigio.